sembra, di tutto l'anno, nel quale c'era questa slide. Il lavoro di quest'anno era adottare la competenza, lavorare sui nuclei fondanti, fare una revisione, rivedere un attimo gli indicatori disciplinari, darci un format comune per la pubblicazione del curriculum in una forma che fosse comune a tutte le discipline, continuare a lavorare sul cooperative learning, lavorare sul curriculum verticale e non, come dire, perdere il lavoro che era stato fatto nei consigli educativi. Qualcuno mi ha definito ottimista, ho messo un sacco di spunte verdi, nel senso che effettivamente ci si è lavorato molto. Forse non abbiamo fatto nessun lavoro sui nuclei fondanti, è l'unico sul quale mi sono sentita che dire che effettivamente non ci abbiamo proprio per niente lavorato. Quali sono le cose delle nostre materie che è essenziale, importante insegnare e trasmettere, d'accordo? Ce n'è bisogno, perché alcune discussioni negli ultimi collegi ci dicono, ci danno il segnale del fatto che c'è bisogno di fare questo, tant'è vero che l'avevamo segnato come una dei lavori da fare. Però sicuramente quest'anno non mi sembra, andando a sbucciare forum eccetera eccetera, che ci sia stato lavoro in questo senso. Il cooperative learning in prima, io non ho idea se i consigli di classe ci hanno lavorato, se ci abbiano lavorato o non ci abbiano lavorato, come ci avevano lavorato nel ciclo precedente, questo non ne ho idea. Non sono riuscita a trovare diciamo così, dati relativi a questo. Per quello che riguarda il resto, a prendere le cose più importanti. La prospettiva 1 era quella di dire: adottiamo una competenza, lavoriamo su questa, diciamo così, la certificazione delle competenze così come ci è stata fornita, ciascun dipartimento lavora su una e prova a analizzare il costrutto, provare a capire se ci sono dei percorsi, riadattare i propri percorsi, costruirsi degli strumenti per monitorare e valutare. Sì, al di là degli esempi, poi abbiamo utilizzato gli esempi che erano a noi più noti perché erano quelli su cui abbiamo lavorato in prima persona, ma lo scopo era quello di condividere quali sono stati gli elementi positivi, diciamo, le acquisizioni che possiamo dire di aver assunto e i problemi che restano aperti nell'ambito di questa operazione. E abbiamo individuato 4 nodi con appunto soluzioni e ancora criticità. Il primo nodo è relativo appunto all'analisi della competenza. Il primo lavoro da fare è chiedersi che cosa significa possedere, vale a sviluppare quella competenza. E questo lavoro che quindi siamo partiti in cosa da un lavoro proprio di analisi della disciplina. Questo è stato un elemento decisamente interessante, nel senso che superare una lettura superficiale dei profili e cercare di andare a chiedersi che cosa effettivamente di problematico ma anche di specifico che la disciplina fornisce è stata un'operazione critica. Qua siamo partiti dai due esempi su cui abbiamo lavorato. La competenza 8 che dice in relazione alle proprie potenzialità, il proprio talento si esprime in ambiti musicali, motori, artistici e a seconda anche dell'interesse in qualche modo che può esprimere il ragazzo. È stata abbastanza problematica perché mette insieme tante cose, da una parte mette insieme appunto a potenzialità e talento, parola su cui negli anni passati avevamo speso parecchie riserve, e dall'altra mette insieme discipline che poi hanno percorsi e sviluppano cose differenti, hanno delle loro specificità, quindi mettere insieme le due cose non è stato semplice. Tuttavia noi abbiamo la fortuna di avere come sede di osservazione i laboratori che in qualche modo fanno veramente interagire le discipline e
di punti di vista, ma si può lavorare su un percorso complesso o un prodotto complesso da più punti di vista. E quindi ci è sembrato che a quel punto potevamo ritrovare nell'enunciato comunque una base di lavoro per poi costruire delle rubriche, che poi vedremo dopo come si sono sviluppate. E allo stesso modo, nell'esempio relativo all'educazione al patrimonio, abbiamo cercato di identificare quale fosse la competenza 5, che era la competenza adottata, il tratto specifico, il tratto che faceva diventare quella roba di una competenza, e lo abbiamo individuato nell'espressione, dando l'espressione, scusate il bisticcio, a curiosità e ricerca di senso, che era quell'aspetto, diciamo, più personale di motivazione che ci sembrava essenziale sviluppare come motore che rendesse poi in grado i ragazzi di applicare le loro abilità, di confrontarsi con gli elementi del patrimonio e di orientarsi nello spazio e nel tempo. E quindi abbiamo cercato di sottolineare in tutte le attività proprio questo tratto. E quindi a partire poi dall'analisi del costrutto abbiamo provato a realizzare la rubrica, ovvero la descrizione della competenza in azione. Anche qui partiamo da due esempi. Qui si è posto un problema proprio di metodo, che è stato anche poi sottolineato nel confronto che abbiamo avuto con Castoldi, che ci sta iniziando a fare la consulenza. Ovvero, noi siamo partiti da una prospettiva in cui abbiamo cercato proprio di sottolineare nella rubrica gli aspetti che sono comuni a ciascuna competenza, cioè l'autonomia, la condivisione, la capacità di collaborare, la consapevolezza. E questo però ci ha fornito gli strumenti che avevano molta somiglianza tra di loro, proprio perché andavano tutti a indagare proprio questi aspetti. E questo però faceva sì che risultasse poi un po' opaca quella analisi del profilo che invece doveva proprio evidenziare le specificità di quella competenza. E allora abbiamo realizzato uno strumento in cui da prima si sono individuati questi elementi che vedete a sinistra, che sono espressi in una modalità più generica e permettono di individuare le diverse dimensioni, quella cognitiva, quella metacognitiva, quella della collaborazione, eccetera. Ma poi li abbiamo riscritti adattando questi esempi che vedete alla attività di patrimonio per le prime. Vedete che ad esempio non soltanto si richiede ai ragazzi di diciamo così intervenire, ma proprio nell'ottica della espressione di curiosità, nel proporre qualcosa di specifico, dubbi, domande, confronti, ipotesi, oppure rispetto alla generica previsione di individuare lo scopo delle attività, andare a precisare qual è quello scopo, che è proprio quello di straniarsi rispetto al quotidiano per abituarsi a confrontarsi con qualcosa di altro, di lontano. E quindi abbiamo fatto questo tipo di operazione per tenere insieme le due esigenze. Altri problemi sono venuti fuori invece nel contesto dell'espressione. Innanzitutto, nei contesti dei laboratori, le attività si susseguono tantissime attività di tipo pratico, che sono analoghe a quelle, diciamo, che vengono proposte alla fine del laboratorio, che sia l'audiovisione, che sia lo strumento autocostruito, che sia lo stop motion di prima. Comunque ci sono una serie di attività che precedono e che hanno sempre una valenza pratica. Quindi dovevamo trovare, quindi far quadrare il cerchio, perché comunque il prodotto, che è un prodotto a cui si arriva
attraverso la pratica di diverse discipline poi ci obbliga ad assumere una rubrica su macro dimensioni, per cui un corpo di occhiali, per cui abbiamo individuato due aspetti fondamentali: l'esprimersi attraverso i vari linguaggi e passare da un linguaggio a un altro, così come il fatto di creare un elaborato complesso. Questo però, in questa rubrica che abbiamo assunto, diciamo, come base, tutti quanti chiaramente mandano gli aspetti più specifici di ogni singolo laboratorio, e quindi in alcuni casi mancano due aspetti, gli aspetti più specifici di ogni singolo laboratorio, e in secondo luogo gli aspetti legati appunto agli atteggiamenti dei ragazzi, quindi elementi come appunto autonomia, metacognizione e così via. Questo perché nella diversità del laboratorio stesso c'è la necessità, diciamo, di calare anche la rubric in un'attività specifica, non può valere per tutti. E allora questo è stato il fatto di poter adattare questa macro rubrica, una rubrica che valesse per tutti, e poi fare un'operazione di calarla all'interno del laboratorio, del percorso specifico, non è stata fatta in tutti i laboratori, in alcuni sì. In questo caso, proprio tornando a dire che il prodotto del laboratorio è un prodotto che si costruisce pezzetto per pezzetto in itinere, e soltanto alla fine assume la sua dimensione totale, l'essere il cortometraggio piuttosto che l'elaborato lo strumento o qualcos'altro, è chiaro che noi abbiamo integrato, per esempio nei corti, con altri aspetti, quindi abbiamo integrato con gli aspetti del comunicare dell'italiano, ma anche, perché questo è previsto, le competenze digitali, perché nel caso dei corti i ragazzi dovevano realizzare il cortometraggio, quindi utilizzare le telecamere, montare e così via, non potevamo non tenere conto anche di questo aspetto, che pur essendo un'altra competenza, come dire, senza di essa non si poteva in qualche modo valutare il lavoro e il compito autentico finale. A questo proposito, per quanto riguarda i laboratori, anche lì, che compito autentico abbiamo? Noi non abbiamo un momento in cui facciamo una cosa strutturata come possono essere altri tipi di prove che ci sono in altri laboratori, in quanto, torno a dire, che il prodotto finale è una somma, è una costruzione di piccole attività che vengono poi via via ampliate e su cui poi si costituisce da sé il prodotto. Per cui la stessa rubric che avete visto prima non è stata utilizzata soltanto nel momento finale, ma anche, per esempio, in itinere. Le attività di ripresa sono state proposte come delle attività propedeutiche all'ultima attività, e quindi perché non prendere in considerazione i vari momenti e quindi lo sviluppo di alcune competenze. E sempre a riguardo di questo, si è venuta fuori anche, per esempio, nel corso di selezione qualitativa delle prime, come se anche il percorso non chiede un prodotto, un grande compito finale, e la significatività del lavoro emerge dal fatto che continuamente, in ogni lezione, si può dire ai ragazzi viene sottoposto a una situazione problematica da risolvere, da affrontare. E la riflessione che poi a conclusione è venuta fuori è che, tutto sommato, forse se noi riusciamo a valorizzare e a tenere in considerazione proprio tutti questi microprocessi, la necessità di una verifica finale diventa quasi scompare, si affievolisce molto, e
non va nella direzione che abbiamo intrapreso, mentre è molto più interessante cercare di mettere in rilievo ciò che i ragazzi sono riusciti a tirare fuori nel confronto con questa, con questi problemi operativi. E quindi anche questo è uno degli elementi che rilanciamo per il lavoro di progettazione dei percorsi, forse abbandonare l'idea del test classico e invece portare al centro questo tipo di cose. Adesso siamo poi in una situazione ibrida che però forse necessita di passi in avanti. L'ultimo nodo che abbiamo individuato è quella della dimensione trifocale della valutazione, quindi la realizzazione di strumenti di autovalutazione che effettivamente siano significativi. L'osservazione tra pari che presenta delle difficoltà, anche è stata proposta e va sicuramente migliorata, e l'osservazione da parte dei docenti che sappiamo bene spesso giudichiamo più onerosa che efficace. Per esempio, tornando al laboratorio dei corti, non abbiamo costruito degli strumenti ad hoc negli altri laboratori, ma abbiamo utilizzato per esempio le altri strumenti e precisamente gli strumenti del cooperative learning. Perché? Perché molte delle attività sono strutturate a livello di gruppo, quindi abbiamo sfruttato per esempio le schede di osservazione in quei momenti. Però in effetti e alcuni sì, e per il laboratorio di seconda sfera di ciclo, un po' in funzione della manifestazione che c'è stata il martedì 31, un po' per avere anche un feedback che potesse essere utile nella valutazione finale, abbiamo provato a far utilizzare i questionari di Smartdoc. Che però anche lì in maniera molto superficiale, perché non siamo andati a rivederli e a ricostruirli sulla base di quello che effettivamente ci serviva. Quindi, questo il lavoro appunto è da metà. L'idea era quella di dire, bene, i dipartimenti hanno lavorato e hanno sfruttato la competenza, hanno fatto le rubriche, hanno eccetera eccetera, dopodiché abbiamo provato a utilizzare questo strumento che secondo me dobbiamo un attimo valutare, nel senso che c'è stato chi ha compilato e basta, chi ha elaborato la proposta, in particolare i coordinatori di classe, delle classi terze, e poi ci sono stati i consigli di classe, cioè anzi direi più che i consigli di classe, più lo scrutinio finale nel quale qualche modo. Per cui chiederei veramente se possiamo fare un piccolo giro di impressioni, cercando di ciascuno magari dire che ruolo tutti abbiamo avuto, diciamo, quelli dei consigli delle terze hanno sicuramente un po' certificato, però ci sono state persone che hanno anche elaborato la proposta sulla base delle compilazioni. Quindi secondo me vale la pena un attimo. Io ho partecipato allo scrutinio, c'è stata un po' di discussione al di là di tutto proprio sullo strumento. Allora, io ero coordinatrice di classe di terza B e quindi ho dovuto mettere insieme le varie valutazioni. La prima cosa che mi viene in mente è che, diciamo, io in modo un po' adolescenziale spesso collego le cose alle canzoni, e a me durante lo scrutinio ho sentito tantissimo Carol Time, dei Floyd, tutto dell'orologio, per quale, perché a un certo punto dice il tempo è andato, la canzone è finita, nonostante avessi ancora qualcosa da dire, perché diciamo mi è poi alla fine mancato qualcosa, e cerco di essere molto pragmatica. Per quello che riguarda una competenza in particolare, che era la competenza 9, se non mi sbaglio, ho trovato che poi le cose che noi stessi avevamo scelto come indicatori da mettere nella checklist
che erano tendenzialmente delle indicazioni sul comportamento, poi dessero dei risultati che veramente non mi sembrava corrispondessero poi ai singoli ragazzi. Tipo una ragazzina è la competenza che riguarda la, come dire, lo spirito imprenditoriale. Una ragazzina che effettivamente in quelle voci che avevamo selezionato del comportamento aveva tutti 9, 10, insomma appunto una valutazione alta, risultava quindi A quando proprio è l'ultima cosa che le darei come competenza. E quindi da quel punto di vista secondo me dobbiamo fare qualche aggiustamento. Poi in generale appunto il tempo che era veramente molto ridotto per fare tutte le cose che dovevamo fare in istituto in terza ha fatto sì che noi ci siamo molto confrontati e nonostante io avessi, come coordinatrice, avessi cercato di arrivare al scrutinio in modo più preparato possibile, cioè che tutto quello che si poteva fare prima fosse già stato fatto, però come dire, ci siamo poi confrontati se tra uno che aveva 10 cosa fosse da dargli, come dire, quale fosse la moda giusta. Però nello stesso tempo secondo me non sono poi tanto sicura che abbiamo veramente guardato quello che effettivamente poi è il ragazzo. Oppure quando abbiamo fatto la moda, però poi in qualche modo in certi casi doveva anche intervenire la media e questo quindi ovviamente ha molto appiattito le cose, nel senso che saranno effettivamente risultati di B e C e non sono del tutto sicura che fosse la valutazione giusta. E questo più in generale. In particolare poi vorrei invece soffermarmi sul fatto che questa cosa delle checkliste ha messo in luce qualcosa che è molto importante nella valutazione delle competenze, cioè diciamo i poli intersoggettivi, che erano effettivamente tanti, perché su certe competenze c'erano tante persone che potevano esprimere un'indicazione. Questo però secondo me ha portato appunto a esprimere molto il soggetto che esprimeva la valutazione e non so quanto il ragazzo, la ragazza sia stato effettivamente, non so come dire, preso in considerazione, perché mi sembrava strano che sulla stessa competenza ci fossero valutazioni così diverse. Secondo me quello è venuto meno fuori laddove sono stati appunto i laboratori a esprimere delle valutazioni, perché allora nell'espressione della valutazione del laboratorio questo lavoro di confronto tra più persone, cioè tra le persone che facevano il laboratorio, era già stato attuato in qualche modo, quindi anch'io io stessa sulle valutazioni che ho dato nei laboratori sono abbastanza più convinta che fosse una valutazione davvero globale, che tante cose siano confluiti in questo, tanti momenti diversi. Quello che ho preso come valutazione diciamo più disciplinare non sono perfettamente convinta che valutasse veramente una competenza. Adesso l'anno prossimo se lo faremo ancora avremo una certa esperienza, oltre magari controllare meglio gli indicatori da mettere dentro nelle checklist, direi soprattutto che è importante fare il lavoro a monte di cui parlavano Simone e Chiara prima, cioè come dire, valutare bene le singole competenze in modo poi da poter esprimere in un quadro secondario. Quindi diciamo quello che mi è venuto, questo naturalmente è un intervento assai poco strutturato perché ho potuto fare coordinatrice di terza, è un po' impegnativo quest'anno. Però direi che queste sono le cose che mi sono venute in mente. Noi abbiamo una serie di attività che concorrono alla sintesi. È ovvio che scopro la pacalla, mi rendo conto, però sintetizzare con un profilo qualcosa di così complesso è veramente difficile perché è una sintesi delle sintesi, ricordiamoci, perché quando un'attività viene valutata attraverso una rubrica, tu arrivi a un profilo e quindi a uno dei quattro livelli, ma hai già sintetizzato le dimensioni, nel senso che un alunno chiaramente può essere più forte in una dimensione, meno forte in un'altra, tu arrivi alla sintesi e già hai perso qualcosa. Poi devi fare la sintesi tra tutte le attività proposte, quindi è chiaro, cioè in senso a quello che hai detto tu, che poi a volte
non c'è, al di là del fatto che forse certe attività le possiamo rivedere, però mi sembra che sia facile incorrere in questa poi distonia tra la valutazione che viene fuori e magari l'impressione che hai del tuo ragazzo, anche perché appunto si tratta di un lavoro di sintesi della sintesi, quindi chiaramente lungo la strada perdi delle informazioni e quindi poi, come dire, è chiaro che quando ti devi trovare a mettere insieme tante attività, perché c'erano competenze che avevano 6 o 7 voci le prime, quindi è chiaro che quando è a dover decidere quali le faccio mettere dopo tutto questo elenco, qualcosa perdi, questo forse va messo anche un po', come dire, in conto, nel senso che secondo me, come dire, recuperare questa complessità è importante e lo dimostra anche il fatto che c'era molta disomogeneità tra le valutazioni. Questo secondo me è causato probabilmente dal fatto che noi sicuramente dobbiamo ancora prenderci la mano, affinare tanto gli strumenti, questo sicuramente richiede del tempo, però forse, come dire, è anche vero che questo mi mette un po' in difficoltà rispetto a questo tipo di competenza, che trasferire una competenza da un contesto all'altro non è proprio così immediato, nel senso che ci sono contesti molto diversi, giustamente. Però il contesto, perché un po' dal costrutto di competenze sembrerebbe che uno l'acquisita e poi, che allora secondo tra l'altro mi viene anche da pensare che se fosse vero questo, allora noi dovremmo prendere la valutazione più alta, perché noi abbiamo visto che lì ce l'ha fatta, magari negli altri contesti non sappiamo bene, però lì ha dimostrato di averla, quindi la competenza ce l'ha, secondo sembrerebbe, secondo il costrutto di competenza. Poi invece abbiamo visto che non è così, non è così. Nel senso che, ripeto, noi dovremmo affinare tantissimo il nostro lavoro, sicuramente, però se pensiamo anche alle nostre competenze di adulti, io mi rendo conto che sicuramente ci sono dei nuclei fissi, ma in realtà cambiano, come dire, anche la nostra capacità di mettere in atto le competenze in contesti diversi, quindi forse anche questa cosa qui, come dire, ha qualche... Però il fatto di avere tanti, immaginate se avessimo fatto, come facevamo un po' prima, un po' un'attività per competenza, che allora lì ci siamo trovati A, B, C, D, qual era? Cioè nel senso, magari una sola, uno se avesse fatto, che ne so, avessimo valutato solo cineforme, era una A, se avessimo valutato un'altra cosa era B. E allora, come dire, c'è qualcosa che non torna. Poi chiaramente il problema è stato un po' quello appunto di decidere quale lettera, cioè uno ha, sono più 4 le voci valutate, 2 A, 2 B, cosa scegli? Io ho cercato di darmi, non so, forse ho sbagliato, nel senso che ho cercato di non affidarmi alle mie impressioni sul mio alunno, ma darmi un criterio, e quindi il criterio appunto è stato la moda, come ce l'avamo detti, in alcuni casi è stato facile, nel senso che su 7-8 voci, se uno ha 5 B, scegliere la moda, anche se le altre due magari sono una D, però mi sembra significativo. Ripeto, quando hai 2 A, 2 B diventa difficile. Tendenzialmente io ho scelto la più alta tra le due, quando avevo la parità, però l'ho fatto per tutti, perché ripeto, è difficile. Poi mi dico anche cosa facciamo, ci diamo, perché diventa anche una cosa da pazzi, a un certo punto la magicità si deve fermare, perché noi dovremmo in teoria allora, come dire, immaginare tutte le combinazioni possibili e darci prima dei criteri, ma questo sappiamo che non è pensabile, cioè non è pensabile. Quindi in queste situazioni effettivamente è stato difficile, perché tante volte anch'io la mia impressione era di un certo tipo, poi un po' mi tranquillizzavo perché dicevo bene, però noi abbiamo fatto tutto il lavoro prima, appunto c'è stata la rubrica, c'è stata la sintesi, c'è stata, quindi probabilmente degli elementi ci sono, anche se mi risulta un po' così, però effettivamente questa è stata una difficoltà. Se hai A, B, C, D, 4 attività valutate, hai A, B, C, D, cosa fai? E quindi è stato difficile. Sicuramente ci saranno stati degli errori, ripeto, è chiaro che quando fai due anni lì qualcosa perdi, qualunque delle scelte faccia, se tu scegli A, se tu scegli B, perdi qualcosa, perché è così, quindi queste sono state le due cose. Poi vabbè, non so se la sede per parlare, perché questo non riguarda la comunicazione, noi facciamo una certificazione che ci
diverso da una valutazione, cioè una certificazione infatti avviene alla fine della terza, è un passaggio di informazioni, un passaggio di informazioni da un'istituzione a un'altra, da un'istituzione a un contesto sociale per l'ambito lavorativo delle superiori, quindi in teoria ci dovrebbe essere un linguaggio comune e in teoria noi dovremmo avere due alunni che hanno vinto la competenza, dovrebbero avere caratteristiche molto simili di competenza. È così, cioè anche perché mi sembra che cozzi un po', al di là del nostro modo, contro il nostro modo di lavorare, mi sembra che cozzi anche un po' con proprio il discorso sulla competenza, perché cavolo, ci siamo fatte tutte queste cose sul fatto che il percorso, l'insieme, le cose sommerse, eccetera. Quindi noi ne teniamo conto fino alla fine e poi però in teoria, perché è vero che se io penso a due alunni miei che hanno la stessa valutazione, mi viene difficile pensare, se penso ai singoli casi, che abbiano effettivamente lo stesso livello di competenza. Poi un po', come dire, mi sembra che il tiro sia giusto rispetto ai ragazzi magari che hanno il PDP, perché poi un alunno lo accompagna anche con tutta una documentazione che spiega in qualche modo anche il fatto che non vuoi valutare una situazione rispetto a quei ragazzi, però questo è un po' un problema, perché tu dovresti appunto, dovrebbe essere un linguaggio universale per cui io descrivo un ragazzo e questo dovrebbe essere, però ripeto, dopo un triennio fatto in un certo modo questo mi sembra che ponga delle contraddizioni, perché facciamo tutto il lavoro per cui ognuno fa un percorso rispetto alle sue capacità. Io penso a un mio alunno di terza A che ha appunto un PDP, ha dei limiti cognitivi che sicuramente influenzano, allora mi chiedo, lui non potrà mai essere competente fino ad arrivare ad A, oppure non ci può arrivare tenendo conto delle sue caratteristiche? Adesso il primo tentativo è stato quello di togliere la gran confusione che c'era sulla certificazione, perché c'erano quattro modelli di certificazione e ognuno si faceva il suo. Adesso perlomeno a livello di scuola primaria, di secondaria di primo grado è un documento che è unico, però proprio per questo dovrebbe essere accompagnato. Io devo dire la verità che su questa operazione qui che è stata molto interessante, in fondo anche ha risposto a un'esigenza che avevamo, no? Quella del avere un documento, noi certificavamo, ciascuno certificava a modo suo, quindi era anche una richiesta che veniva dal mondo della scuola. Dopodiché però lì c'è stata, l'anno scorso abbiamo fatto la sperimentazione e abbiamo dovuto fare una valutazione. Per me forse, devo dire la verità, forse di poi è stato prematuro fare una valutazione solo dopo un tentativo, peraltro noi l'abbiamo presentato a gennaio e usato il corso d'opera, quindi è diverso. Avere impostato il lavoro e averci lavorato tutto l'anno e vedere poi i risultati mi fa dire molto, cioè mi fa vedere molte più criticità ed elementi di positività di quanti non ne ho visto l'anno scorso a giugno, ovviamente. E mi dispiace non poter in qualche modo intervenire, perché ad esempio una delle cose che veramente in questo momento mi sta estremamente stretta è il fatto di aver mischiato competenze e profilo, perché profilo e competenze sono due cose differenti, sono due costrutti differenti. Posto che ci piaccia il costrutto della competenza, ma tanto ci dobbiamo lavorare, in ogni caso mi sembrano proprio due cose completamente diverse. Tant'è vero che le competenze in fondo sembrano essere aspetti di, diciamo così, di atteggiamento che in realtà dovremmo tenere conto anche nelle competenze quelle più in cima, nelle competenze, nei profili più in cima, per cui diventa un pochino, cioè sembrerebbe che ogni tanto alcuni dei profili più che essere competenze siano dimensioni delle altre competenze, quindi risulta poi estremamente complicato. Però questo succede anche se prendi le 8. Sì, no, ma è un grosso problema, cioè secondo me loro in questo senso sono stati, cioè, lavorandoci, uno si tende poi anche un pochino a, in,
anche a incartare in qualche modo, non so come dire, diventa un pochettino difficile, o fai le cose un po' così, oppure nel momento in cui ci puoi veramente mettere in termini e analitici, ma anche di, come dire, senso dell'operazione, diventa tutto molto più complicato, perlomeno dal mio punto di vista. Detto questo, io e Alice abbiamo fatto una poderosa litigata durante lo scrutinio sulla questione delle competenze, perché siamo partiti con un ragazzino che aveva una competenza A, mi sembra, in una roba che francamente non gliela avrei, non mi sembrava, non ce lo riconoscevo neanche un pochino. Poi lei giustamente ha detto, ma hai letto che io avevo scritto, che aveva fatto? È vero, nel senso che lui effettivamente è vero che in quelle situazioni era stato competente, però poi certificare che è competente così è un altro paio di maniche, cioè dire che è competente la sera del Cineforum o allo spettacolo di teatro, poi dire che è competente, e se leggete quel profilo di competenza, di alcuni di quei profili, nemmeno io mi sento a in quei profili, mi è venuto un brivido. Dopodiché mi sono anche detta, ma se effettivamente ragionassimo solo in termini di impressione, beh, probabilmente faremo come faceva mio padre, che diceva che 10 non lo dava a nessuno perché non lo dava neanche a se stesso, e quindi dava come massimo 8, però non è un bel discorso, cioè, e lo faceva, cioè, l'insegnante 30 anni fa, e quindi lo trovo, alla fine avere la checklist con anche degli A in un cineforum rispetto a un sì, ma vabbè, cioè comunque mi sembra più ancorato e relativo al ragazzo rispetto alla mia impressione, che ha un'impressione, tanto se sono arrabbiata o non sono arrabbiata, se poi in generale uno scrutinio siamo molto arrabbiati perché siamo stanchi e così via, invece l'avere ancorato a, per cui a un certo punto le avrei volute buttare via dello scrutinio, le checklist, e poi in fondo mi sono spensata che alla fine ci permettono quel, forse, come dire, di riconoscere anche a dei ragazzini delle cose che hanno fatto. E Sadi effettivamente è stato meraviglioso la serata del Cineforum, e vorrà dire che gli certificheremo la competenza A nel presentare, fare, eccetera, eccetera, anche se arriverà alle scuole superiori, dove per fortuna non la leggono la certificazione, mi viene da dire, e dirà, perché se la leggessero è ovvio che lui la prima volta che parla in classe dicono che questi gli ha dato A, sono tutti fuori di testa, cioè è ovvio. Però vedi, in questo senso poi c'è la sintesi, nel senso che appunto lui nelle varie dimensioni della rubrica è chiaro che sulla, perché voglio dire, la presentazione di un lavoro si compone del dominare le proprie emozioni, del gestire la situazione, anche della preparazione, c'era questo nella checklist, nella rubrica, chiaramente non nello specifico questo, in quella parte lì era più debole, poi però facendo un lavoro di sintesi, e quindi anche in questo senso chiaramente, a parte poi il ragazzo in particolare, appunto rispetto a quello che ci sembra, conoscendolo, però è chiaro che quando sintetizzi la sintesi della sintesi della sintesi, certi aspetti non puoi che perdere, e quindi anche questo un po' si diminuisce. Però ripeto, secondo me aver messo tante attività e anche il fatto che fossero così disomogenee ci permette di dire, cavolo, però effettivamente è una roba molto complessa, se noi facciamo una sola attività abbiamo perso veramente tante informazioni, almeno in questo modo nel corso d'opera restano, poi alla fine sintetizza, però. Ne abbiamo alla fine adottate, almeno nel mio caso, l'ho adottata io come coordinatrice di classe, aiutata dall'insegnante di sostegno che aveva una visione d'insieme, però è stata una visione che è arrivata un po' posteriore, quindi credo che in quel caso ci siamo perse diversi contesti da osservare, e lì l'aspetto impressionistico ha pesato un po' di più. Perché non avevamo fatto vedere, esatto. Non avevamo ancora. Per essere stato più facile. Sei in due ed è l'impressione che prevale, è una cosa più semplice, quando invece hai tanti dati da maneggiare diventa più difficile fare una sintesi, quindi queste ABCD messe tutte in fila rendevano davvero complicato trovare una, attribuire la lettera giusta.
e quindi almeno nel caso della D, che è una classe piuttosto alta, c'è stato un grosso appiattimento sulla D. E mi sono chiesta poi che cosa va a comunicare al ragazzo, se mai un giorno questo ragazzo se prenderà davvero tra le mani questo foglio. Anche perché ho scoperto poi ieri che non c'è una comunicazione da parte nostra. Cioè, queste competenze le riceveranno come diploma e quindi non avremo neanche modo di spiegare loro che cosa significa quella lettera. Che non si danno durante l'esame, ma si danno all'esame finito, anche se l'hai compilato con lo scrutinio di preesame. Quindi essenzialmente è enorme stronzata. Sì. E questo mi rende ancora più perplessa, cioè faccio tutta questa fatica per arrivare a dare queste A, B, C, D e poi però non riesco neanche ad avere un momento in cui questo viene spiegato. Quindi mi sono detto, cioè, o troviamo un momento in cui al termine dei laboratori, delle simulazioni varie, riusciamo effettivamente a comunicare che D c'è stata un'osservazione di quella competenza, quindi cominciamo a dare qualcosina, poi magari la sintesi non l'avranno mai, l'avranno solo sul foglio finale. Però un po' di comunicazione su questo, poi ragazzi dobbiamo forse pensare a come arrivare. In terza riceverete poi una sintesi, ma noi cominciamo fin da adesso e gli abbiamo dato un voto per la verifica e il voto invece che integrava insieme i risultati della verifica con quelli di tutto il resto e gli abbiamo anche scritto. Allora è piaciuto perché salivano tutti. Tranne qualcuno qui l'abbiamo spiegato il perché e quelli che salivano l'abbiamo spiegato perché salivano, non era solo così ma c'era una ragione e questo soprattutto per qualche ragazzino generalmente anche con risultati mediamente positivi che era accaduto nella verifica si è sentito rassicurato perché ha capito che comunque la caduta era assunta come appunto un incidente e non come. Mentre troppo spesso questi incidenti poi ci sono e vanno a pesare e inficiano dei percorsi. E quindi nella nostra esperienza è stato positivo, più in geografia che patrimonio che ci sono stati. C'è stata più forte, diciamo, è stata più lineare. In G2 c'è stata questa forbice perché qualcuno si è trovato in difficoltà proprio nel momento del lavoro sul computer e quindi appunto poi ha perso il tempo e quindi avrebbe avuto un risultato molto più basso. La cosa interessante è discutere i diversi aspetti e come mai qualcuno va meglio in qualche attività, dimostra. Si manifesta delle cose in certe situazioni e meno in altre, detto piuttosto che poi il livello finale che fatalmente si appiattisce. Cioè questo lo abbiamo già preannunciato, nel senso che tu siete lì, ma tu sei lì perché siamo qua, tu sei lì perché sei cattivo quadrato. Tutto quello che perdi nella sintesi. Come esatto, sì, dove ci sono delle lettere molto diverse, quindi dove ci sono state delle A e delle D, un po' c'è il discorso di questi profili molto eterogenei che in capoce dicono tante cose diverse, alcune molto distanti tra di loro, quindi è normale che un ragazzo possa eccellere in alcuni ambiti e cadere in altri. Però a volte di fronte ad alcune cadute mi sono chiesta, è il ragazzo che in quella situazione non è stato competente o è il percorso, il laboratorio che non è stato competente? Nel caso di alcune cose che ho gestito io, per esempio, credo che ci siano dei miglioramenti da fare, quindi forse avremmo potuto renderli più competenti se il lavoro fosse stato magari più stimolante, più strutturato, più chiaro dal principio e cosa che non sempre accade. La questione sul ritorno per ragazzi è fondamentale, ma si contento di spazio delle notti, nei consigli degli scrutini finali si litiga anche. E tantissimi esperti per fare note, mail, queste cose qua e poi comunque non so quanto i ragazzi indipendentemente poi dal ritorno non so di quale consegna però non sono ancora non ho ancora capito quanto i ragazzi riescono a capire questo percorso sulle competenze giustamente ricevono
prima dice, ha detto sul Cineforum, se ci mette in terza A, mi l'abbiamo menata tanto, però in realtà secondo me per loro è una roba un po' abusa, già per loro quando presentiamo gli indicatori di materia, che per quanto riguarda le nozioni solo tre, hanno delle perplessità. Sarà, se dovremo continuare a fare questo percorso, secondo me sarà opportuno e necessario cercare di rendere un pochino meno etera questa cosa, di cercare già da 15 anni a lavorare su questa loro consapevolezza, perché altrimenti poi loro non sanno che cosa si stia valutando, perché alla fine dei tre anni non hanno un feedback e soprattutto se non erro alle superiori questa roba qua. Giusto, perché cioè, non viene presa in considerazione. No, la cosa più dura è che loro la rifanno, cioè non sono obbligati al secondo anno, al compimento dei 16 anni, ad avere nuovamente una certificazione delle competenze. Da chi? Però diciamo così che non c'è una presa in carico da noi. Quindi voglio dire, io ho conservato la checklist di quell'altra checklist e poi al 30 giugno magari sarebbe anche il suo. Esatto. Vuol dire che neanche noi prendiamo in considerazione la certificazione delle competenze di quelli che arrivano dalle quinte elementari. Cioè, potremmo chiedere ai genitori, ma cosa che dovremmo fare l'anno prossimo, perché glielo dobbiamo chiedere nel modulo di iscrizione, che quando fanno l'iscrizione definitiva, quella che stanno facendo adesso in questo periodo, oltre a consegnare, ad autocertificare la pagella, perché ormai la pagella non la consegnano, potrebbero consegnare anche copia della certificazione delle competenze. Io non credo che quest'anno abbiamo chiesto questa cosa. Noi, perché siamo forse, come dire, della professoressa Battaglini, siamo dei cialtroni, non lo so, però penso che sia una, come dire, penso che sia un po' un modo che abbiamo per cui si taglia, si inizia e forse ci crediamo anche noi.